Un vecchio detto recita: uomo avvisato, mezzo salvato. È stato ciò che ha fatto il signor Valerio Paoloni, che dopo aver chiamato più volte il comune, carabinieri e di vigili urbani senza ottenere risposta, ha deciso di sbarrare via Vampa in località Bellocchi, proprio davanti alla sua abitazione. E ci troviamo qui in via Vampa in località Bellocchi, che anche in questo momento, come potete vedere, è molto trafficata da camion e che proprio questa mattina è stata chiusa dal signor Valerio Paoloni in questo punto con del nastro vedo, dei bidoni e dei bastoni per impedire il passaggio delle macchine e dei camion. Una protesta esasperata quella di Valerio, che afferma non si sente sicuro ad uscire di casa a causa del grande traffico di camion che sfrecciano ad alta velocità proprio sotto l'uscio della sua abitazione. Chi è? Paoloni! Pia, tu! E non si parla più. Tanto sa l'ora e tanto sa il vigile. Ieri sera, dai e dai, io ho pescato ieri sera, io ho detto che io mi sono stancato. I segnali non c'è, quello non c'è, l'altro non c'è niente. E allora qua è una strada del deserto, e mica è una strada del deserto. È una strada che l'avete aperta, senza segnali, senza tabelle, senza righe, senza niente. Allora qua, una strada da contadini, il ragazzo non giù, salta tutta la fuga della macchina via gente che voleva passare, la strada la può chiudere, quella clata sopra sotto, ha preso, ha buttato via tutto, il bastone l'ha buttato da sotto. Tutto ha buttato per terra. Non c'è illuminazione, manca la segnaletica adatta ed il marciapiede invaso dalla vegetazione che limita lo spazio della carreggiata, rendendola stretta e pericolosa per lavoratori e residenti. Alla protesta di Valerio si uniscono anche i rappresentanti delle aziende situate lungo la via. Già un anno fa è stata richiesta una sistemazione di questa strada, che è diventata principale per il collegamento da nord a sud della zona industriale. Ci era stato detto che veniva sistemata la questione e nonostante tutto sono passati 13 mesi e non abbiamo ottenuto niente. Questa strada, se è vero che diventa la strada principale di collegamento, è l'unica strada non illuminata, quindi si parla di sicurezza, la sicurezza delle persone che lavorano qui. Che non è possibile che tutte le volte che escono dal lavoro devono sperare di arrivare sane alla loro automobile. L'anno scorso abbiamo chiesto di mettere un cartello in cima a nord, praticamente zero, cartelli zero. Abbiamo chiesto in comune, non più tardi di 2 settimane fa, di togliere questo finto marciapiede che c'è sulla destra, non si sa fatto da chi, e ci è stato risposto che il marciapiede non viene tolto. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'assessore alla qualità urbana Fabiola Tonelli, che si trovava momentaneamente fuori regione, per rispondere alla segnalazione. Rispondo a queste segnalazioni dicendo che io per ora in comune non ho ricevuto, diciamo, nessuna visita da queste persone. Sicuramente se sono problemi di manutenzione provvederemo subito, se si trattano di problemi di viabilità bisognerà sicuramente studiare un modo per recare meno fastidio possibile, considerando che quella comunque è una zona industriale, quindi evitare adesso il transito di alcuni camion che devono pure recarsi al lavoro, dovremo studiare bene la situazione. Quindi invito questi cittadini a contattare la segreteria per prendere appuntamento.